Salve amici, dopo tanto tempo siamo di nuovo in viaggio e abbiamo iniziato questo viaggio nel modo migliore, qui a Dublino, nella lounge. Abbiamo un riso messicano con carne e cibo, salata russa, un tiramisù e del latte e poi abbiamo un bicchiere d'acqua chiuso. Siamo appena atterrati a New York ed è la nostra seconda volta in 9 anni, perché la prima volta siamo venuti in viaggio di nozze, ma eravamo un po' scemini, non dovevamo fare niente, cioè, siamo stati meno giorni, ora saremo qualche giorno in più e vi faremo vedere molte cose. Ok, caricati i bagagli, ci abbiamo alla nostra casettina davanti. Allora, siamo appena arrivati nei Queens. Questa è la nostra casetta. Domani vi faremo vedere qualcosina. Buonanotte. Ed ecco Giorgia che sta già disinfettando. Situazione attuale: in assenza del fono, Giuseppe si asciuga col caldo bagno. Ma questo primo giorno inizia con il salone da Daniele. Sta facendo e la moglie sa fare le trecce. E la moglie sa fare le trecce, eccola qua, la moglie è impegnata. Intanto vi facciamo vedere la casa. Questa è la prima camera, questa è la seconda camera, notate l'ordine. Il bagno, qui abbiamo la scala d'ingresso, l'altra camera e qui l'area cucina con gli accampamenti e Vincenzo. Il punto dell'accampamento mi devo permettere di aver attizzato fino all'ultima mattanella. Lo sappiamo. Buongiorno, è il nostro primo giorno a New York. Dove siamo diretti? Lui è la nostra guida. Dove ci stai portando? Stiamo andando alla Fayette Bakery, l'inventore dei cornetti cubici, sferici. Non era quello là stellato? Bombi. No. Che in Italia andiamo, sta spopolando, ma ne andiamo a... Aspettaci! Oggi facciamo colazione qui. Abbiamo preso un roll a pistacchio e un pane al cioccolato. Mamma mia, che bomba! E la gioia di Ornella. Alla modica cifra di $16.80. Quindi? Beh, allora, il pane al cioccolato mi è piaciuto tanto. Non era molto zuccherato, il latte un po' troppo squacchioso. Però non era molto zuccherato. Quindi lo consigliate a chi guarderà questo video? Sì, veniteci. Se dovete fare troppa fila, dice Daniele, no. Ecco la fila che si è formata dopo che noi siamo entrati. Siamo in un 7-Eleven. Vincenzo aveva voglia di un hot dog. Eccolo qua, le salse, Vincenzo. Maio. Anzi, ci troviamo nel bel mezzo di una maratona. Vai Vincenzo, vai! Vai! Yeah, grande! Abbiamo cominciato dalla zona bassa di Manhattan e ora siamo nel quartiere di Chinatown per andare a provare dei dumpling. Che ci sono stati un'ora, ci abbiamo mangiato di tutto. Siamo arrivati da questi Dunkin' Dumpling, come si chiama? Sono un po' antipatici. Vai Daniele, prendi questo $5, dopo dividiamo, non ti preoccupare, dai. Loro già sanno cosa fare quando gli piazzi il $5 in mano. Ma Daniele non è convinto, il suo sguardo è perso. Già ci ha dato il cubotto. Perfetto. Siamo all'assaggio. Com'è Giorgia? Buono? Ma che c'è? Carne? Carne? Buono. Mezza? Ragazzi, ormai i capelli sono fuori controllo. Noi proseguiamo il giro dopo aver assaggiato quei dumpling buonissimi, super consigliati per la zona di Little Italy. When the stars make you drool just like a pasta fazzola, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Ragazzi, ma quanto sono belle queste scale d'emergenza, guardate. Bellissime. Ora siamo nella zona Wall Street, dove c'è il famoso toro dove tutti toccano, diciamo, quella zona lì.
e dopo passiamo a visitare il World Trade Center. Bravo. Ce l'ha fatta. La media è ogni 30 minuti entriamo a qualche parte per mangiare. E ora stiamo assaggiando il burrito di cipotle. Famoso burrito di cipotle. Ah, vorrei precisare che abbiamo preso tre coppie un burrito, quindi sei persone un burrito. Allora, prendiamo subito la prima patatina. Buono, ci sono anche pezzettini dentro. Vedete un po' di sisbettante. Allora, cosa c'è all'interno? Riso, fagioli e carne, bello, molto riservato. Assaggiamo. Comunque, rispetto a 9 anni fa che siamo venuti in viaggio di nozze, abbiamo notato molti più parchi fioriti e ben curati. Dopo Chinatown e Little Italy non poteva mancare una tappa al Ground Zero. La zona del memoriale è sempre toccante e sapere che sono morte migliaia, credo, di persone davvero è qualcosa di significativo. Ora ci dirigiamo a mangiare il pastrami più buono di New York. Ci stiamo dirigendo da Pezzendelicate, che è il pastrami più buono di New York. Anche famoso per il film Harry ti presento Sally, per una scena memorabile. Baby, so che mi guardi, anche se la notte è buia, e no, non sei come gli altri. Ecco qua, siamo arrivati al posto e c'è un pochino di fila. Vediamo. Bottega, sai di 3 stelle, bottura, pelle d'oca sulla schiena. L'esperienza in questo locale è unica. Il costo è alto, ma ne vale la pena. È aperto 24 ore su 24 tutto l'anno. Se siete più coppie, vi consiglio di fare più file per ogni cutter o tagliatore, così da ordinare e mangiare tutti insieme. Ok, è appena arrivato il pastrami. Questo qui è con formaggio e cosa c'è? Come si chiama la salsa? Mostarda. Ok. Ornella, hai gradito? Ma c'era buono. Buono, buonissimo il formaggio. Buono, buono. Conferma anche Martina. L'host migliore che potesse trovare. Metà pastrami. Quest'uomo ha dovuto prestare metà pastrami al tavolo. Vediamo. Al tavolo di delle Iene e Rose Villan che stanno girando una scena col nostro mezzo panino. Panino scroccato, ma almeno ci hanno concesso una foto. E siamo anche riusciti a fare la stessa foto di 9 anni fa in questo locale. Dopo il pastrami andiamo subito a digerirlo facendo un giro sul ponte di Brooklyn, che non può mai mancare. Allora, dopo il giro sul ponte di Brooklyn Bridge, bello, ci dirigiamo a Dumbo. Il navigatore ci portava 25 minuti. Ora, prestate attenzione che alla fine del ponte c'è un passaggio che vi permette di scendere sotto al ponte e risparmiare 20 minuti a piedi. Quindi, non lo so, Ornella, vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere? Dicevo, invece di seguire il navigatore, girate estremamente a sinistra e proseguite dritto. Dipende da dove venite, ovviamente. Ovviamente da di là. Da di là. Da di là.
come tutte le cose turistiche, anche questa è piena zeppa di gente, quindi per farsi una foto è un po' difficile. E con 1000 euro in tasca in più è arrivato anche Peppe Capasso, che dopo aver perso direttamente da Favola, Peppe Capasso, eccolo qua. Ora siamo diretti, dove siamo diretti Peppe? Skyline Manhattan. Skyline Manhattan. Andiamo. E così si conclude la nostra prima giornata all'insegna del cibo nella Lower Manhattan. In descrizione vi elencherò le tappe di questa giornata. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi giorni a New York.